Marco Poggi è stato fino a luglio del 2001 infermiere nel carcere d'Ozza di Bologna. Dopo luglio del 2001, dopo i giorni del G8, ha cambiato lavoro e ha iniziato a fare l'infermiere in una casa di riposo. Un passaggio che non è stato né spontaneo né privo di traumi. Questa storia Marco l'ha raccontata in un libro che si intitola Io, l'infame di Bolzaneto, che è stato curato da Walter Cavatoi e che è stato pubblicato da IEMA. Marco, che cosa hai visto a Genova di così terribile da costringerti nel solo raccontarlo a cambiare lavoro? Ma di cosa ho visto ne parlo poco perché così incentivo le persone a leggere il libro anche perché direi che è un libro non, cioè specifico, insomma, che parla prevalentemente di, e dico purtroppo sottolineandolo molto forte, di verità. Ho sentito l'esigenza di scrivere il libro pur non avendo una vocazione letteraria e poi riuscendoci anche grazie alla casa editrice IEMA, ma anche grazie soprattutto a Walter Cavatoi che mi ha dato una mano, forse anche due, forse anche tre, perché la mia paura, il mio terrore è che si perdesse la memoria di quei giorni, perché io sono convinto, e a 3 anni e mezzo quasi andiamo verso il quarto anniversario dei fatti di Genova, che mai come oggi sia ancora attuale, mai come oggi sia ancora giusto parlarne, perché sono dell'idea che Genova è stato un evento eccezionale. Io mi ricordo che ho scritto nel libro, e ero molto convinto di questo, che del mio dubbio, ero convinto del mio dubbio che tutto ciò che è successo a Genova fosse una cosa casuale, no? Che poi nessuno ha voluto reprimere. Oggi invece, seguendo anch'io come gli altri, quello che è successo all'esterno, cercando di capire non in maniera monoculare ma anche bioculare, vedendo anche, cercando anche la ragione degli altri, però mi sto convincendo sempre di più che Genova è stata veramente una cosa, a mio modo di vedere, quindi può darsi che sia opinabile, assolutamente voluta, assolutamente organizzata, e se è successo qualcosa è stato gestito in quella maniera in modo voluto. Quindi questo libro ha solo questo di, voglio dire, di ambizione, di essere uno strumento di memoria e null'altro, insomma. Tu a Genova avevi un osservatorio privilegiato perché Marco, appunto, faceva l'infermiere al carcere d'Ozza, ha ricevuto una proposta di trasferirsi per i giorni del vertice nel carcere Bolzaneto di Genova, dove servivano figure professionali qualificate, e quindi ha accettato la trasferta. E quindi tu sei arrivato, qualche pizzico di storia ce lo puoi raccontare, tu sei arrivato a Genova nei primissimi giorni, nel primo giorno del G8, del vertice. No, 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 noi siamo arrivati, io, perché non dimentichiamo che in questa storia Non ne sei c'è anche solo. un altro personaggio che non viene mai, e secondo me ingiustamente non viene mai citato, che è il mio collega di Reggio Emilia. Noi siamo arrivati il lunedì, diciamo che il vertice reale è iniziato il venerdì, ma noi siamo già arrivati lunedì prima perché abbiamo fatto tutta una serie di riunioni, abbiamo allestito l'ambulatorio, che poi si è rivelato tutto fuorché l'ambulatorio spesso, e quindi noi eravamo già là giorni prima. Ma durante queste riunioni tu dici che maturando le impressioni nel tempo hai ricavato la convinzione che è stata orchestrata la vicenda. In qualche modo queste riunioni non ti hanno fatto pensare a No, anticipazioni? ma assolutamente no, perché la riunione poi in realtà è stata una, dove il nostro medico, il responsabile del servizio, ci ha reso edotti di quelle che potevano essere le possibilità. Diciamo che nella riunione preliminare la cosa che è stata più, voglio dire, focalizzata è stata questo problema voglio dire, di sostanze chimiche, di lacrimogene, no? Con addirittura docce di decontaminazione, Nel timore che fossero usati dai manifestanti questi strumenti, Ma proprio da essere manifestanti usati. o poliziotti non lo so, perché poi lì c'è stato, a seconda come uno la pensava, vedeva, perché poi dopo mi è stato detto da persone autorevoli, da persone che sanno quello che dicono, non così tanto per fare delle illazioni o per buttare benzina sul fuoco, ma gente che in questa società ha anche ruoli importanti, che
che c'è stato un timore che questi fossero ragazzi che pensavano solo a fatti di aggressività, come buttare sangue infetto addosso alle forze dell'ordine, sostanze chimiche, addirittura c'erano missili che probabilmente per chi non è avvezzo a, voglio dire, a problemi di sicurezza possono sembrare strani, probabilmente per qualcun altro invece era normale pensare. Io però che ho visto l'esito della gestione di una situazione straordinaria in quella maniera, oggi come oggi sono sempre più convinto. Rimango un piccolo dubbio sul premeditato, ma sulla gestione non credo di avere più dubbi. Lì c'è stata una mano, poi che sia la mia, la tua, quella di qualcun altro, non lo so, ma non perché ho paura di poter dire, perché non è corretto che io faccia dica delle cose che non sono documentate. Il mio pensiero ce l'ho, sì, che può essere stato qualcuno che governava la questione, c'era. Nel libro, il libro, spieghiamo come nasce da una lunga intervista che hai fatto con Walter, che è stata registrata, erano alcune ore di registrato, dal quale poi è stato ricavato il testo, che è stato ovviamente poi, come dire, ritoccato quanto basta per dargli una versione editoriale. E tu racconti quello che è successo e racconti una specie di crescendo dai primi giorni di manifestazione fino al culmine toccato nel momento della morte di Carlo Giuliani o immediatamente dopo, e con una serie di vicende, così diciamo, che hanno violato le regole interne del carcere. Come? Ci puoi riassumere un pochino? Ma non hanno violato solo le regole interne del carcere, perché il carcere, come tutte le istituzioni, anche se quella è un'istituzione totalizzante, ma comunque un'istituzione è regolamentata addirittura da un ordinamento penitenziario, quindi da una legge, non da un vero e proprio regolamento. Io sono sempre stato abituato che un detenuto, quando entra in carcere, c'è una prassi normale di una visita. Anche nelle carceri i detenuti vengono spogliati, no, quella cosa che ha fatto scandalo, perché il medico si deve rendere conto visivamente se ha delle lesioni o regresse dovute a incidenti o quant'altro, lesioni fresche o tatuaggi o alcune cose, e bisogna fare anche una visita e vedere proprio come è messa anche la struttura del quello che per noi dovrebbe essere un paziente, perché noi in genere li chiamiamo pazienti, almeno una volta in carcere si usava così. E quindi se c'era qualcosa di anomalo, c'era un ulteriore registro che non era quello dove si segnava l'anamnesi remota, recente, familiare, dove si diceva che il detenuto Marco Poggi presenta una lesione, diciamo, a livello della seconda, terza costa, no? Le viene chiesto perché questa lesione, Marco Poggi dice perché sono stato picchiato dalla polizia, allora va scritto in un coso e il medico scrive verosimile sì o no. E questo è stato fatto a Genova? Assolutamente no, come ci sono state alcune situazioni che, perché vedete, non può essere eccezionale una cosa premeditata. Non era stato probabilmente premeditato l'intervento violento nei confronti dei detenuti, ma è stato premeditato con un decreto, e neanche tanto del centrodestra, ma del ormai uscente governo di centrosinistra, è stato decretato l'attuazione di due presidi penitenziari temporanei in due strutture che non erano quelle, diciamo, solite, no? Si è deciso che nella caserma di Bolzaneto e nella caserma di San Giuliano fossero trovati degli spazi fisici per creare un sito detentivo. Allora io voglio dire, chi ha creato il sito detentivo non l'ha creato al venerdì a mezzogiorno per la sera, lo ha creato mesi prima. Nessuno ha pensato che comunque un sito detentivo doveva seguire, comunque per legge, perché lo dice l'ordinamento penitenziario, non Marco Poggi che è nessuno, che dice che la prassi per la visita medica di primo ingresso di un detenuto è fatta così, 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 così. Questo non è stato fatto.
E poi la situazione, tra l'altro, quindi diciamo una omissione nella definizione della prassi, quindi nell'esecuzione di ciò che si sarebbe dovuto fare, però poi anche nell'esecuzione di ciò che è stato fatto, tu hai ravvisato qualche volta dei comportamenti, definiamoli così, blandamente sopra le righe? No, non erano sopra le righe, erano proprio al di fuori delle righe, cioè al di fuori di una regola e ogni convenzione. Quindi atteggiamenti violenti piuttosto che, diciamo, violenti. Sì, perché la violenza, vedete, violenza, ecco, anche su questo facciamo chiarezza. Esatto. Perché chi ha vissuto fin da ragazzino, perché io avevo 22 anni quando sono entrato la prima volta in un manicomio, mi dispiace per i delatori, ma loro hanno matto, lo sono diventato dopo, ero abbastanza savio. Quando sono entrato in manicomio ho visto che le violenze erano di diversi tipi, no? Certo. In carcere le violenze erano di diversi tipi, perché io posso usarti violenza senza toccarti, perché la violenza non è fatta solo di, voglio dire, percosse o comunque, voglio dire, lesioni corporali, fisiche, reali. La violenza può anche essere una parola in un certo modo, la violenza può essere anche dileggiarti, la violenza può essere anche negarti il diritto di dissentire, la violenza può essere anche il fatto di negarti di esprimerti. Questa, secondo me, è una forma di violenza e secondo me è quella peggiore. Quando io dico che sono solidale con i ragazzi, anche se alcuni di loro mi ritengono, e non sto più a fare la polemica perché tutti sapete come la penso io sui ragazzi di Borsanetto e della Diaz, mi ritengono comunque un agostino, dandogli anche tutte le ragioni del mondo, hanno ragione quando dicono che il problema vero è superare gli abusi di violenza non fisica, anche fisica, perché quella fisica guarisci, o muori o guarisci. È invece la violenza che è stata fatta in questi ragazzi, proprio quella, non so dargli un aggettivo idoneo, perché sono sicuro che per molti esagererei, ma per me sarei molto riduttivo rispetto a quello che era in realtà. Ecco perché dico che Genova non bisogna dimenticarla. In questo paese dove tutti si riempiono la bocca, tu apri la televisione da sinistra, a destra, al centro, il Papa, il Rabbino, il Buddista, no? Adesso fanno anche la reclame che fanno vedere Gandhi, dice ma se Gandhi invece di comunicare solo là comunicava così, cosa succedeva? Quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo, perché poi in realtà tutti ne parlano, ma in realtà nessuno vuole fare qualcosa. Perché una delle mie più grandi preoccupazioni è proprio questa. Tu qualcosa poi l'hai fatto, perché quando il G8 è finito, e come tutti sanno, insomma, perché è cronaca, ti sei posto il problema di dover denunciare all'autorità competente gli abusi dei quali hai descritto finora. Il fatto di averlo fatto ti è costato caro, e per quello che poi alla fine, cioè questo tuo gesto, diciamo così, apparentemente normale, in realtà ha comportato nella tua esistenza una svolta abbastanza netta. E da qui nasce anche poi il titolo del libro, cioè L'infame di Bolzaneto, perché è infame chi tradisce il codice non scritto che vige all'interno di un gruppo. In questo caso questo gruppo era quello del carcere. E come, tu hai fatto questa denuncia quanto tempo dopo? Ma questo mi è stato chiesto molte volte. Ma è stata poi una scelta non solo mia ma anche di Ivano Pratissoli, che è il tuo, certo, collega di cui si parla. Primo perché poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, voglio dire, certe cose bisogna digerirle anche quando si sta dalla parte di chi le commette. Certo. No? Diciamo che i tempi di metabolizzazione ovviamente per noi sono molto più rapidi, anche se comunque lasciano un segno, lo lasciano, al di là di quello che poi può essere successo, proprio moralmente, no? Di non aver potuto far niente, di tutta una serie di situazioni. Mi ha cambiato la vita perché io in carcere ci stavo bene, anche se era già un anno che dicevo sono stanco, vado via. Io poi ultimamente avevo un ruolo che era più legato all'organizzazione del servizio, perché ero responsabile del servizio infermieristico, quindi era più un lavoro, se vuoi, di concerto, anche se poi dopo intervenivi, andavi a fare la terapia quando mancava l'infermiere, perché gli infermieri mancavano. A me questo manca tanto. Quello che mi ha dato fastidio sono due cose. La prima è che la gente non riesca, e non riesco a capire perché, a non fare di ogni erba un fascio. Cioè io questo l'ho sempre detto, ritengo e lo riterrò sempre, la polizia penitenziaria è un organo di polizia sano.
che però ha una parte con un bubone, e il bubone va tolto, se no si ammala anche la parte sana, voglio dire, non ci vuole un diploma da infermiere o una laurea infermieristica, se tu una parte infetta non la curi con degli antibiotici o con qualcosa, si espande sempre di più, no? Certo. E allora bisogna fare queste cose, e questa è la prima considerazione. La seconda è che non si può tollerare in un paese democratico che... perché a me possono raccontare quello che vogliono. A me nessuno mi ha mai smentito, tra le altre cose. Nemmeno l'onorevole Bruno all'ultima trasmissione di Omnibus non è riuscito a smentire. Io vorrei che qualcuno mi smentisse quando dico che Bolzaneto è gravissima perché sono stati tolti veramente i diritti umani di persone che erano umane, che tra l'altro con i Black Bloc non avevano niente a che fare, anche perché quelli messi in carcere sono stati liberati, molte accuse sono decadute, molte sono da provare, però sai, io sono uno, io dico sempre, io ho visto, io c'ero, poi uno può eventualmente anche spararmi addosso o additarmi come chissà quale animale strano, ma io so che in cuor mio purtroppo dico, vorrei aver scritto un libro alla Giulio Verno, o alla Salgari che non ha mai visto la Malesia, ha fatto delle cose straordinarie. Io invece ho fatto l'opposto, le cose le ho viste, forse non le ho spiegate come volevo. Io credo che si evincano chiaramente. E tra l'altro ci sono due aspetti che io vorrei sottolineare e che spero tu sia d'accordo. Uno è quando tu te ne sei andato dal carcere, perché in realtà diciamo che la tua scelta di denuncia ha comportato nei tuoi confronti una costrizione velata ad andartene, quindi alla fine quella di allontanarti dal carcere è stata una scelta tua, però dettata da quella gamma di atteggiamenti che ti si erano creati attorno, è vero? Sì, sì. Vuoi parlarne un po'? Sì, ma io ne parlo volentieri, perché io, a differenza di altri, non ho niente da nascondere. Cioè, io credo che uno debba vergognarsi se ruba, debba vergognarsi se... ma se in cuor suo pensa di aver detto la verità, pensa di essere onesto con se stesso e con gli altri, io non mi vergogno di dire cose. Io me ne sono andato dal carcere perché c'è stata questa... non assolutamente minaccia, anzi, io dico sempre che quello che mi è stato detto con amore per la mia sicurezza, non mi piace pensare così, conoscendo chi è che me l'ha detto sono convinto che è così. Ma io il carcere soprattutto l'ho lasciato perché me l'ha chiesto mia moglie, se no io non lasciavo il carcere. Perché una delle cose assurde di questo paese è che chi ha usato violenza, chi ha offeso la propria divisa è ancora lì, fa il bello al cattivo tempo, molti sono stati addirittura promossi, perché io non mi dimentico quello che disse l'onorevole Fini, io le mandai anche una lettera. Quando io mi sento dire da un vicepresidente del Consiglio che l'America non è Saddam, che i torturatori americani che si sono macchiati di quelle nefantezze nei carceri iracheni verranno perseguiti e puniti a prescindere dagli ordini dei gradi, io non me le ricordo bene le sue parole, me le ricordo molto bene le sue parole, e quando lui mi dice e non faranno carriera come succedeva ai tempi di Saddam, io vorrei veramente, non sono nessuno, ma una delle mie più grandi gioie, oltre che ritornare in carcere, spero non da detenuto, è voler guardare in faccia fine e chiederglielo, perché quelli che sono non ancora condannati ovviamente, ma neanche quelli americani erano condannati, però sono stati comunque sospesi, comunque tolti dalle loro mansioni. Perché in Italia hanno fatto tutti carriera? E se domani qualcuno di questi verrà condannato, come è successo ad un agente che ha preso 18 mesi in patteggiamento ed è ancora lì, quindi condannato per la legge, non è più un sospetto colpevole ma un colpevole, perché è ancora lì? Tu hai accennato al problema delle torture di Abu Ghraib e gli altri. In carcere in Italia c'è violenza? La violenza è ammessa, fa parte del ritmo di vita? C'è? In carcere in Italia c'è violenza, però attenzione, io ho molti amici di Bologna che li ho visti e che alcuni di loro mi hanno detto ma perché hai fatto quello che ho fatto? Io ho sempre detto colpa vostra, perché voi mi avete dato un'immagine del carcere seria, dove la gente non è l'amico del detenuto ma non è il torturatore, dove la gente quando c'è situazione di violenza perché i detenuti
voglio dire, hanno a volte anche loro, per 10.000 motivi, condivisibili, non condivisibili, non dobbiamo fare processo a loro come non dobbiamo fare processo agli altri, cerchiamo solo di capirci. Hanno atti di violenza, bisogna agire di conseguenza, ma la violenza gratuita, ti picchio solo perché hai i capelli rossi, o perché sei un assassino, o perché non mi piaci, questo non l'ho mai visto. Probabilmente se fossi stato in alcune carceri, come sembra, io stento a crederlo, però sembra che ci siano anche violenze gratuite nei confronti dei detenuti, così, non te lo posso dire, però che la violenza sia in un carcere come era in un manicomio, io sai, molti dei miei colleghi di Bologna mi accusano perché dicono, dopo la tua intervista la gente mi fermava e diceva fate delle belle robe, come se tutti facessimo quello, ho detto sì, è vero, è così. Purtroppo in Italia, ecco perché anche il libro si fa di un'erba un fascio, ma io quando ho detto, ho 53 anni, allora ne avevo 53, adesso purtroppo ne ho di più, mi sono nutrito di violenza, intendevo proprio questa, la violenza che esercitano i detenuti, la violenza che esercitano gli allora matti, perché poi quando c'è un modo diverso di intervenire, un modo diverso di creare i rapporti, la violenza cala già subito, voglio dire, però se mi torni a fare la domanda senza fare troppe digressioni ti dico sì, la violenza c'è, però bisogna distinguere. Del resto la tua frase che tu hai appena citato la dicesti al TG3 immediatamente dopo i giorni del G8 ed è quella che ha sollevato intorno a te poi il grande polverone all'interno del mondo del carcere, no? Quando dicesti, ma sono cibato di violenza. Ma questo mi ha meravigliato per il semplice fatto che tutti lo sanno che queste cose avvengono. C'è questa velata ipocrisia che abbiamo noi italiani. Si sa ma non si deve dire. Lo vediamo ma non lo devo vedere. Ma perché invece non diciamo, sì, ci sono alcune situazioni, per fortuna, in maniera non, voglio dire, dilagante, però esistono, siamo un paese democratico, bene, democrazia vuol dire queste cose, discuterle, siamo un paese civile, bene, ma questo è il libro dei sogni, perché questo in Italia non avverrà mai. Tu prima, mi ero ripromesso un'altra sottolineatura, perché tu prima hai accennato al fatto che alcuni dei ragazzi detenuti, passati nel carcere di Bolzaneto, non detenuti, ti hanno accusato di essere dalla parte degli aguzzini, perché tu in quei giorni a Genova avevi fatto una scelta, una linea di comportamento specifica. La vuoi spiegare giusto per fare chiarezza su questo punto? Ma è stata una linea non dettata da un ragionamento, ma da un istinto, cioè quello di stare zitto. Io mi ricordo che cercavo di esorcizzare la mia sofferenza, che lo credano o no, ma era una sofferenza, scherzando, ridendo, facendo delle battute, anche fuori luogo se vuoi. Perché io avrei voluto fare tante cose, ma sicuramente non sarei più tornato a casa. Ma non è per vigliaccheria, attenzione. La mia paura più grande era, poi può essere anche ingiustificata, può anche darsi che sono fantasie mie che nella realtà non avrebbero avuto nessun riscontro, però la mia paura vera, grande, sincera era che se io avessi mai detto qualcosa si fossero accaniti ancora di più verso i ragazzi, perché io c'è un episodio che lo spiego anche nel libro, quel famoso ragazzo che aveva il testicolo sinistro grande così, fai finta di vedere un fagiolo così, che c'era un versamento, no? Che io ho rotto le scatole a tutti perché andassi in ospedale, sono uscito un attimo, sono rientrato, non era più sul lettino. Ecco lì ho alzato un po' la voce, l'ho rimesso sul lettino, non so perché, però poi dopo mi è stato detto, il tuo amico, beh sì, se ho fatto qualcosa per lui sono orgoglioso di essere amico, anche se qualcun altro, e non so neanche chi sia questo, però nel mio piccolo qualcosa si è cercato di fare. Però sai, piccoli episodi, perché se poi intervenivi più di tanto per dimostrarti chi comandava, la cosa che io speravo era questa, io essendo veramente l'ultima ruota del carro, ma non così per cercare un alibi, perché io non mi sono mai assolto per questa mia, voglio dire, immobilità, io non mi sono mai assolto, soprattutto con me stesso non mi sono mai assolto, però se qualche medico fosse intervenuto non sarebbe stato male, e invece loro... I medici che giocano, che ruolo hanno giocato? Allora i medici hanno giocato un ruolo molto chiaro, molto evidente, non dico cosa perché
ho già preso due denunce per diffamazione, soldi di avvocati non ne ho, perché se ne avessi mi divertirei davvero, sempre divertimento in maniera ironica, perché c'è ben poco da divertirsi. Non hanno fatto i sanitari, punto a capo. Poi il processo dirà che io ho torto. Secondo me potevano essere un pochino più zelanti. La fase del processo adesso com'è? In che fase siamo del processo? In appello? No, siamo in appello. Sì, magari fossimo in appello io sarei molto contento, perché secondo me non ci arriveremo in appello, anche perché questo governo ha fatto... Io non dico salva Previti così perché non me ne intendo. Certo che togliere, tutti discutono che la detenzione preventiva, o comunque bisogna diminuire i tempi perché ci sia la prescrizione, perché sennò va troppo avanti. A Bolzaneto farà molto bene questa legge, perché probabilmente nessuno arriverà a una sentenza definitiva e che tutto sarà prescritto, penso. A questo mi dispiace soprattutto per i ragazzi, a me sai, più di tanto, tanto oramai io la mia lotta la sto facendo anche quando sarà finito. Adesso il 27 di gennaio inizierà le udienze preliminari per il rinvio a giudizio, non so cosa succederà, so che gli amici del Comitato Verità e Giustizia faranno delle manifestazioni, non ci andrò perché non voglio essere strumentalizzato, ma quando mi chiamerà il giudice per testimoniare ci sarò, e come. E finalmente potrò vedere negli occhi chi ha detto che io mi sono inventato le cose. O... A me piace molto guardare negli occhi le persone che mi contraddicono, ma non per sfidarli, per capire. Perché può darsi che io abbia visto un film sbagliato, può darsi che io abbia vissuto in un mondo surreale che non era quello, non lo so mica io, per quello voglio vederli negli occhi. Io sono convinto di aver visto il film giusto, purtroppo, lo sottolineo sempre. In bocca al lupo allora. Grazie.